Noi che viviamo in questo paese e ci occupiamo di politica più o meno intensamente, più o meno frequentemente, sappiamo che il governo Conte è già caduto. Era caduto a giugno, ci hanno raccontato i retrocinisti. Sarebbe comunque caduto alla ripresa, cioè a settembre, e continua a cadere, cioè è una caduta infinita. Adesso sembra che cadrà nei prossimi giorni, anzi Renzi ha già annunciato che lo farà comunque cadere, che cadrà. Ce lo dice anche Giorgetti, che sembrerebbe essere l'uomo pensante nella Lega, così come l'uomo pensante del PD sembra essere Bettini, che pensa e poi vi racconta su tutti i quotidiani italiani. E invece no, il governo Conte non è affatto ancora caduto. Non solo, ma i tentativi di farlo cadere sono abbastanza curiosi. Si prova con i rimpasti, ma il rimpasto naturalmente non può coinvolgere il Presidente del Consiglio. Perché se si coinvolge il Presidente del Consiglio, quella è una crisi di governo e quindi richiede un passaggio formale in aula, richiede un nuovo voto di fiducia. Qualcuno dice peraltro che è già pronto il prossimo Presidente del Consiglio e sarebbe Mario Draghi. E anche qui la cosa curiosa è che lo dicono coloro che sostengono che Conte non ha una legittimità popolare, non ha una legittimità elettorale. Vi ricordo naturalmente che secondo l'articolo 94 della Costituzione il governo deve avere la fiducia delle due Camere, non la fiducia del popolo, che comunque non dà la fiducia a nessuno, semmai dà il voto ai partiti e il voto ai candidati quando glielo si consente, l'attuale legge elettorale non glielo consente. E quindi Draghi sarebbe un altro Presidente del Consiglio privo di legittimità elettorale, di legittimità politica. Chi lo dice dovrebbe naturalmente chiedersi che cosa dice esattamente. Giorgetti ci annuncia, bontà sua, che il centrodestra non è ancora pronto a governare. E però Salvini nel frattempo ha annunciato un'altra cosa molto interessante, che andrà in Parlamento a raccattare, a vedere se ci sono 20 voti disponibili ad appoggiare un governo di centrodestra. Questa operazione naturalmente è legittima, tra virgolette, ma no, è meno legittima quando chi fa questa operazione accusa coloro che sostengono il governo di essere di Volta Gabbana, coloro che non hanno più una affiliazione dal gruppo parlamentare, ma sono finiti in un gruppo misto oppure hanno creato dei piccoli gruppi e ce ne sono parecchi. Allora un po' di coerenza. Se accettiamo l'idea che i parlamentari decidono loro che governo appoggiare, non possiamo poi criticarli, certamente non possiamo criticarli con le parole di Salvini, che sarebbero di Volta Gabbana, che sarebbero dei scaldapoltrone appiccicati alle loro poltrone. Se riportassimo il dibattito sul suo terreno, e cioè il governo rimane in carica fin tanto che ha qualche cosa da dire e da fare, e l'opposizione si organizza per ottenere i voti necessari, alla prossima tornata elettorale staremo tutti meglio, cioè sapremo quantomeno che tipo di situazione stiamo vivendo. Aggiungo naturalmente, questo serve anche per tutti e per tutto il tempo che avremo il governo Conte, è che bisogna cercare di utilizzare al meglio quello che c'è per ottenere le ingenti risorse che l'Europa ci ha dato. L'Europa ha dato 209 miliardi a un governo guidato da Giuseppe Conte e proprio perché il Conte era andato a negoziare anche, come si dice, a muso duro e li ha ottenuti. Conte deve avere la possibilità di impegnare quei 209 miliardi e di rilanciare il paese. Tutto il resto, francamente, non sono deplorevole per la incoerenza dei politici, ma è pericoloso. Qualsiasi crisi di governo sarebbe una mazzata incredibile sulla credibilità italiana e naturalmente anche sulla capacità italiana di usare i fondi per la ripresa.